Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Stack TV, io sono Anas e oggi siamo qui, come ben potete vedere, su un tutorial e presentazione di questo nuovo personaggio stato aggiunto da poco su Paladins, ossia Mivi. Mivi, iniziamo subito dal fatto che è un flank, quindi cosa molto positiva dato che di flank ce n'erano 4 ed erano un po' ripetitivi. E è molto carina anche come aspetto fisico, è una donna che ha praticamente come armi questi due coltelli da lancio e ha i capelli rosa, vabbè, la state vedendo adesso. Comunque, adesso vi parlo delle skill principali. L'attacco principale, ovvero quello col tasto sinistro, è Daggers, che sarebbero due coltelli che lei lancia, e questi due coltelli ognuno fa 450 di danno. E quindi se becchiamo una persona, cioè un personaggio, con entrambi i coltelli gli togliamo 900 di vita così, e può tirare questo colpo circa ogni secondo, quindi cosa molto positiva, e quindi fa veramente tanto danno. Col tasto destro invece abbiamo Punch, che è un'abilità che ancora devo ben capire. Praticamente sarebbe un dash che vi permette di allontanarvi dai nemici, da quello che ho capito. Però questo dash fa un attacco melee che fa 600 di danno. Però a volte il dash può essere usato anche in avanti, da quello che ho capito, diciamo in tutti i lati può essere usato, come state vedendo qua sotto. Poi con F c'è Prul, che non è altro che una corsa tipo Victor, che però dura solo per 4 secondi, in cui vai per l'80% più veloce, quindi vai veramente veloce, tipo come se avessi la speed su Minecraft, per intenderci. Ed è molto carina come cosa, e appunto Prul è una cosa che poi vedrete serve anche per i loadout. Con Q abbiamo questa abilità che riporta un po' a quella di Buck, che appunto ci dà 500 di vita, quindi abbastanza dato che il nostro personaggio ha solo 1800 di vita, per, e inoltre ci resetta tutti i cooldown, cioè i cooldown, scusate, di Punch e Prul, cioè le altre due mosse. Poi la ulti, ossia Midnight, attorno a noi per un tot di tempo, per 4 secondi attorno a noi, in un raggio c'è scritto di 30 piedi, adesso non so bene quanto sia di raggio, tutti i nemici avranno la visione ristretta, ossia, avete presente su Mime, comunque state vedendo anche adesso, o lo vedrete dopo, ossia il fatto di vedere attorno tutto nero e quindi non riuscire a vedere tanto di distanza. Questa è molto figa come cosa, perché con il nostro personaggio possiamo allontanarci dai nemici e riuscire a sparare da lontano senza che loro sappiano da dove li stiamo sparando, comunque senza che loro ci vedano. Il personaggio è molto molto forte, a me è piaciuto subito, per quello anche appena è uscito ho subito cercato di riuscire a fare qualche partita, ci ho messo tipo 2 ore a trovarle perché ovviamente le trovavano tutte, però sono riuscito a registrare 2 partite. E devo dire che è veramente fortissimo, le sue abilità sono molto molto forti. A parer mio molto probabilmente lo depotenzieranno, anche perché ha 2 mosse di corsa, 2 mosse tra virgolette per scappare, in più ha un doppio salto che alla fine non è così tanto utile, perché Giles è semplicemente un vero e proprio doppio salto, non è che il doppio salto sia più veloce o lo faccia diverso dal primo, è semplicemente lei che dopo il primo salto ne salta un altro, cioè un doppio salto semplice senza nessun effetto particolare. Il personaggio appunto è molto forte, l'unica pecca del personaggio, l'unica difficoltà è il fatto che ha pochissima vita, 1800, che a parer mio è veramente molto poco. Allora, e i costumi non so molto, ci sono sempre il multicolor, cioè quello là che puoi farla tutta di colore verde o tutta di colore, mi pare arancione, adesso non mi ricordo, comunque non mi interessa a me come giocatore questa cosa. Poi un'altra cosa interessante, gli items da prendere. Ecco, gli item da prendere, vi consiglio assolutamente di prendere Life Rip almeno tier 2, non so adesso come si pronuncia, perché il personaggio ha veramente poca vita, però col danno che fa, almeno con Life Rip, essendo che con Life Rip a seconda del danno che fate recuperate della vita, cioè aumenta il recupero di vita, è molto molto positivo come cosa, perché fa tanto danno e quindi recupera tanta vita. E come secondo item da prendere, Kronos. Infatti già i cooldown non sono altissimi, a parte quello della cura, se in più li alzate, se più alzate la velocità di ricarica dei cooldown,
questo vi permette, diciamo, di avere le mosse veramente svelte, potete continuare a farle praticamente all'infinito, e quindi anche questa è una cosa molto positiva. Poi loadout in verità non ho neanche visto tanto perché non ho avuto tanto tempo, però questo è quello che vi consiglio, l'ho chiamato Miss Beast totalmente a caso. Praticamente come prima carta usate Fight or Flight, io in questa casa l'ho messa di livello 2, che di livello base dovrebbe mettervi il 10% di velocità in più per un secondo appena attivate la cura, cioè il tasto con Q, e io l'ho messa di livello 2. Poi c'è Savagery, che per l'abilità Punce, cioè l'abilità che vi fa fare il dash, diciamo, quella che vi fa fare il dash, che per ogni hit fatta con questo attacco vi cura, in questo caso di 140, se no di base sarebbe 70. Poi abbiamo Walk It Off, che questa qua, anche questa è molto carina, che durante Prowl, ovvero la corsa con F, vi cura per 50 di vita ogni secondo. Questa è veramente carina, i secondi sono 4, quindi 200 di vita in più mentre scappate, tra l'altro, quindi quando scappate si presume, diciamo, che abbiate meno vita che vi abbiano attaccato. Poi come penultima Predation, non so come si pronuncia, Predation, vabbè, quella che è, che appunto del 10% vi aumenta la velocità di la velocità fuori dal combattimento, quindi di norma, e io l'ho messa a livello 4, appunto, così è un 40% buono, così vi fa correre, soprattutto essendo un flank, riuscite ad andare prima dietro agli altri, riuscite a muovermi più facilmente fuori dal combattimento, molto positiva. Poi ultima, anche questa sempre riguardante Prowl, che vi aumenta ancora di più la velocità, che già ne prendete l'80% in più, così prendete, diciamo, il 96% in più, che è tantissimo, praticamente raddoppiate la velocità normale. Così potevo mettere anche di livello più alto, ma ho preferito basare le carte, come avete notato, cioè ho principalmente due, sulla cura e comunque sulla velocità, perché questo personaggio si basa sulla velocità, però ho voluto aumentare la cura appunto per quello, perché ha pochissima vita, 1800 sono veramente poco, e quindi si muore molto facilmente. Per il resto non ho tanto altro da dirvi. Ah, un'altra cosa, che come Shalin, anche questo personaggio, i coltelli che lancia a una certa distanza seguono la gravità, quindi se per esempio siete abbastanza lontani dai nemici dovete spararle lì circa sopra la testa, vedrete comunque dal gameplay che se gli sparate esattamente dove li vedete, se il mirino è esattamente dove sono, i colpi andranno per terra e non dove dovrebbero andare. E nient'altro, Mivia per il mio è un personaggio molto forte, ma sono abbastanza sicuro che lo depotenzieranno, perché così com'è, anche ho provato a giocare una partita contro, che però non ho registrato, e devo dire che è abbastanza difficile, soprattutto per i damage o per i support, magari per i flank no, perché hanno comunque tanta vita, e quindi appunto per me è troppo forte, però ha anche delle caratteristiche che lo svantaggiano, per esempio appunto come detto prima la vita, ma anche a sua volta il fatto che lancia i coltelli, il fatto della gravità, che è una cosa che potrebbe andare un po' così. E niente, come ho detto non ho visto i costumi, ma dovrebbero essere i soliti multicolori, in caso vi dirò nei prossimi video. E niente, noi ci vediamo, spero non sia l'ultimo video di Paladins, ma probabilmente d'ora in poi faremo appunto solo questi video, questi sneak peek sui nuovi personaggi, semplicemente perché sto per vedere cose nuove, perché comunque giusto per vedere cosa aggiungono di nuovo. Poi questo personaggio adesso mi è venuto in mente, Costa, non è come Tyra ma è come Gorvald, non mi ricordo come si chiama, in caso ve lo scrivo adesso. E niente, costa 7500 ma verrà 5000 dopo, quindi se non avete 7500 aspettate che esca un nuovo personaggio o una nuova patch, o in teoria un nuovo personaggio, così questo qua si abbassa di prezzo. E niente, io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video, bella.